Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro gioco. Siamo ancora su Final Fantasy VII per Crisis per parlare del banner dell'evento di Halloween di Vincent & Kite, giusto per cercare di tirare le somme e parlare un pochettino di questo banner che, ahimè, arrivando in un periodo un po' spento, comunque vuoto del gioco, e non inteso come contenuto, ma come disponibilità per quanto riguarda le gemme, deve essere analizzato per quello che è. Deve essere analizzato per quello che è, e purtroppo, almeno per me, ma così come penso anche per tanti altri giocatori, sarà un banner che verrà skippato non tanto perché non è un buon banner, ma proprio perché le risorse, le materie prime fondamentalmente, vanno a mancare. Quindi non c'è proprio la possibilità di poter pullare. Ma se andiamo a vedere nel dettaglio, ovviamente quello che dobbiamo andare a vedere in questo banner è il fatto che è un banner particolare, in quanto avremo comunque nella prima striscia, comunque al quarto stamp, un'arma 5 stelle o più, al sesto stamp avremo comunque la possibilità di scegliere l'arma di Vincent o di Kite, come potete vedere, e poi invece al dodicesimo stamp riceveremo un ticket scambiabile per un costume di Halloween, che è uno tra questi quattro che vedete su schermo, ovvero Vincent e Kite, che sono i due costumi nuovi, ma Zack e Glenn, che sono invece i costumi del precedente evento di Halloween. Strano che non abbiano rimesso anche Cloud e Zack, Cloud e Sephiroth, che sono stati i primi due anche dell'evento di Halloween, con Cloud e la Bandage, e appunto anche Sephiroth con il Wind Mastery ai tempi, se vi ricordate. Invece hanno messo soltanto Zack e Glenn. Può stare come scelta, anche perché ovviamente i vestiti di Cloud e di Sephiroth non potevano essere potenziati come quelli che sono stati potenziati appunto di Zack e di Glenn. Detto ciò, invece, per quanto riguarda, ecco, volevo vedere il dettaglio del costume, ma qui ora non lo posso vedere, quindi dovremo andare probabilmente da un'altra parte per andarli a leggere, anche se sono abbastanza convinto del fatto che che praticamente il costume, tra l'altro le pagine sono molto buone, il banner è molto buono per come è stato distribuito, perché ci sono armi praticamente a 4 stamp, 6 stamp, poi 12 per il costume, però poi abbiamo addirittura 4, 6, 8 e 12, quindi ogni 4 praticamente abbiamo lo stamp. Anche qui nella pagina diciamo X, quindi nella pagina quella dopo, non abbiamo multi vuote tra virgolette, con quarta garantita, sesta, ottava, quindi veramente buono in realtà per come è stato distribuito. Ecco, poi le pagine X ovviamente sono quelle più vuote, mettiamola così, no? Però fino alla pagina 4 abbiamo comunque un ottimo banner. Credo che sia stato fatto anche per permettere di ottenere i ticket e prendere tutti e quattro i costumi. Quindi penso che questa sia una sorta di occasione rarissima di banner distribuito così bene, perché non ne avremo altri banner distribuiti così bene, dato che solitamente i costumi sono soltanto due. Quindi solitamente avremo le due pagine, una che sarà così, la seconda che sarà così, e poi le terze invece, assolutamente terze e quarte, non saranno così, ma saranno già pagine come quella X, che purtroppo potrebbero, rovinare i piani di chi vuole pullare effettivamente all'interno del gioco. Mentre invece queste pagine sono molto buone, distribuite in questa maniera, però ripeto, ciò che manca fondamentalmente è la materia prima. Per quanto riguarda l'arma di Zack, che cosa dobbiamo dire? Ovviamente Boost Magic e Lightning Boost, ottime per una build magica tuono, che possono essere utilizzate anche come Refined o comunque come Sub Weapon. Per quanto riguarda invece le ability, per i sigilli abbiamo doppio boost magico e boost triangolare. Quindi un'arma molto standard in realtà, standard per quanto riguarda ovviamente la composizione, però 940% come danno è comunque molto alto, è molto forte, specialmente considerando il fatto che avremo un bonus dell'1.2 se il nostro buff, se il nostro caster
Quindi se colui che utilizza l'attacco è buffato, e noi praticamente saremo buffati a prescindere ormai all'interno del gioco, quindi tanta roba. Ad Overboost 6 invece abbiamo un 780 che sinceramente parlando non dispiace, è sicuramente quanto un Overboost 10 di Cloud all'inizio gioco, ma è anche ovvio che parlando di un'arma ormai in late game deve necessariamente essere più forte. È giusto che sia così. Per quanto riguarda invece le armi, volevo anche un attimo vedere, perché io in realtà ce le avevo forse, se non mi ricordo male, volevo vedere il danno ad Overboost, cioè col primo Overboost, però credo che forse non ce l'ho. No, credo che non ce l'ho, peccato, perché poteva essere interessante andarlo a vedere. Cioè, ho le statistiche, però quelle di base. Però vabbè, se consideriamo il fatto che abbiamo un 940 qui, un 780 qui, con il primo Overboost avremo comunque un 600 e qualcosa. È probabile che arriveremo anche a 650 con il primo Overboost. Quindi direi che va bene, ma ormai ragazzi, parliamoci chiaro, a questo livello del gioco minimo Overboost 6 deve essere fatto subito per coloro che vogliono pullare. Gli altri ovviamente faranno crescere quest'arma piano piano. Per quanto riguarda Kite, invece abbiamo un 2,60 di base che diventa 3,60 e poi successivamente 4,20. Quindi direi che all'Overboost 1 è anche molto probabile si arrivi a 300 o 320, una roba del genere. E poi ovviamente Overboost 6, 3,60 e 4,20 totale, dove appunto abbiamo un boost attacco generico di ben 62 punti, che non è affatto male, e il Lightning Potencies di 39. Quindi questa è un'ottima arma da poter utilizzare come Refined anche per una build fisica buono, perché appunto boost attacco generico è comunque molto molto buono. Mentre invece Kite, a differenza di Vincent, possiede l'attacco fisico boostato nel primo slot di Support Abilities, boost tuono del 30% e poi il sigillo circolare, che tecnicamente serve contro il boss e serve anche l'Imperil, quindi diciamo che Kite qui insieme a Vincent hanno dato un senso ad utilizzare entrambi i personaggi. Proprio per uno, per abbassare la difesa magica, la resistenza a tuono e il sigillo circolare, l'altro invece per fare danni ignoranti e permettere di vincere con facilità questa battaglia, questa sfida. I costumi in realtà vorrei andare a vedere se possiamo andarli a vedere, ma ecco qua. Sì, possiamo andarli a vedere, fortunatamente. Io quello di Glenn e quello di Zack li possiedo già. Mentre invece, ecco qua, il costume di Zack è un addirittura 5% di HP e 15% di Magic Defense. Mi aspettavo un 5 e un 10 o un 5 e 5, ad essere sincero. Però effettivamente parlando, la difesa viene sempre pompata di più. Quindi HP e difesa insieme sono comunque delle ottime Refined, soprattutto se parliamo anche di un Arcanum. Ormai pompare l'attacco, pompare diciamo in generale una tipologia fissa di attacco, quindi o fisica o magica, non conviene più come vestiti Arcanum. Il gioco l'ha capito, gli sviluppatori l'hanno capito un po' tutti. È meglio comunque rilasciare dei vestiti Arcanum che poi potranno essere gestiti sia dal punto di vista magico che dal punto di vista fisico. C'è anche da dire che l'arma di Vincent è un'arma magica, quindi per il momento Vincent verrà considerato comunque come Arcanum magico. Sono cose che cercherò di ripetervi sempre, perché molti non capiscono i miei ragionamenti o comunque non capiscono quello che voglio dire e cominciano a commentare dicendo però l'Arcanum non è fisico, non è magico, è solo Arcanum. E io rispondo sì, è vero, ma l'arma con la quale esce Vincent è un'arma magica. Quindi fin quando non avrà un'arma fisica, io non potrò dire che Vincent è un Arcanum fisico, perché non avrei l'arma da sfruttare con questo costume. Mentre invece l'arma magica ce l'abbiamo e quindi di conseguenza considero Vincent un Arcanum magico. Quindi
spero che questo concetto sia chiaro, perché veramente mi darebbe fastidio continuare a spiegare queste cose dopo un anno di gioco, ad essere sincero. L'Arcanum ovviamente è sempre il 35% di danno in generale per appunto l'elemento in questione, che in questo caso è il tuono, e devo ammettere che il buff della Airy Mask è bello, è veramente un bel buff. 15% difesa magica, 5% HP, devo dire molto buono, anche perché HP e difesa magica sono tra le statistiche che vanno aumentate di più all'interno del gioco, dato che l'80% dei boss effettua danni magici, quindi avere comunque una buona difesa magica e una buona dose di HP fa sempre comodo. Immagino che Kite sia la stessa cosa, ok, esattamente, ma ci sta, è giusto che sia così. Mentre invece per quanto riguarda la seconda stazza abbiamo appunto il buff debuff extension Arcanum, chiamiamolo così, che appunto è del 60% ed è fisso, è staccabile con le tier di buff debuff extension normali, che appunto, se ci fate caso, non possiedono, diciamo, tutte queste spine attorno all'immagine del buff, proprio per sottolineare il fatto che questo è un buff unico e quindi si accumula insieme al buff debuff extension. Kite con buff debuff potrebbe essere un'ottima soluzione, perché comunque tramite la sua ultimate, che ci permette di ottenere haste, ma in generale tramite anche alcune armi che Kite possiede, come riduzione di attacco fisico, riduzione di attacco magico, rigene, potenza magica, cioè abbiamo comunque la possibilità di costruire un Kite Sith support, non support inteso come curatore, perché non riuscirebbe ovviamente a curare, però un support inteso come buffer o debuffer sì. Quindi potrebbe essere un'idea iniziare a pensare a Kite come quel ruolo, che fondamentalmente è quello che gli si addice di più, a mio avviso, anche all'interno del gioco proprio in generale. Però vedremo un po' quello che effettivamente hanno intenzione di fare i nostri cari amici di Applibot. Detto questo, non credo che ci sia altro da dire per questo banner. È comunque un banner che ha una sua validità per questo evento. Sicuramente non è un banner su cui io investirei risorse a prescindere, sia perché non ce le ho e sia perché queste sono armi che si potranno trovare successivamente tramite ticket, e quindi avere la possibilità anche di mettere in wishlist qualora ci sia l'occasione. Ma come ho sottolineato spesso e volentieri, ormai pullare su questi banner, diciamo, normali sembra quasi essere uno spreco, quando poi il gioco ti consente di ottenere, sia per l'anniversario che per i mezzi anniversari, banner come quelli Limit Break o questi anniversari, che consentono di ottenere dei costumi della Madonna e ovviamente delle armi che sono estremamente forti anche ad Overboost 6. Quindi diciamo che questi banner ormai lasciano un po' il tempo che trovano. Una volta costruita la base del vostro account tramite costumi o comunque tramite in generale personaggi su cui volete puntare, il resto risulta essere sempre molto superfluo. Adesso hanno aggiunto queste ultimate per rendere i banner interessanti e per farvi pullare, però ragazzi, tenete sempre conto che qui purtroppo non siamo su Opera Omnia e quindi le risorse non sono così generose. Fate attenzione dove volete pullare, il mio consiglio sarebbe quello di skippare, però capisco anche che Vincent è un personaggio molto amato, anche Kite è abbastanza amato, ma Vincent sicuramente di più. Quindi per chiunque voglia pullare vi auguro buona fortuna e io come sempre vi aspetterò con il prossimo appuntamento. Ciao ciao!